Bentornati su questo programma dedicato alla sessualità nei suoi aspetti evolutivi, spirituali e curativi. Oggi è una puntata molto importante. Ci occuperemo infatti della tecnica principale che serve alla canalizzazione e al riconoscimento dell'energia sessuale all'interno del corpo. Questa tecnica è una tecnica piuttosto semplice, che comunque all'inizio implica un esercizio e un impegno che può essere simile a quello che utilizziamo quando riattiviamo dei muscoli che non usiamo da tanto tempo. Questa tecnica proviene dalla cultura taoista e viene chiamata respirazione ovarica o testicolare ed è una tecnica di cui troviamo delle pratiche simili un po' in tutto il mondo. Sono pratiche semplicemente che servono a identificare questa forza all'interno del nostro corpo che possiamo trasformare e raffinare in forme di energia più sottili che ci possono servire appunto per guarire il nostro corpo e non solo, ma anche aumentare la nostra capacità, aumentare il nostro potenziale di salute e nello stesso tempo possiamo crescere da un punto di vista spirituale. Volendo definirla da un punto di vista occidentale, potremmo dire che l'energia sessuale è una carica elettromagnetica presente all'interno del nostro corpo e come tutte le cariche elettromagnetiche è in grado di attirare o respingere altre forme, altre cariche elettromagnetiche provenienti dall'esterno. Se noi accresciamo il nostro potenziale interno, saremo capaci di attirare molto più facilmente le energie che provengono dalle fonti esterne. Quindi, quando noi pensiamo a ciò che significa recuperare, accrescere il nostro potenziale di energia sessuale, molto spesso siamo portati a pensare che questo significhi, per esempio, dedicarsi all'astinenza. In realtà, l'astinenza dai rapporti sessuali si è dimostrata essere un comportamento dannoso per molte persone. Se noi, per esempio, teniamo in considerazione l'esperienza di preti o di suore nella nostra cultura che non hanno a disposizione alcuna conoscenza rispetto a quella che è la gestione interna dell'energia sessuale, possiamo osservare che molti di loro hanno sviluppato dei problemi, delle malattie al sistema, all'apparato genitale, e spesso dovute proprio a una congestione, a una concentrazione di questa forza all'interno degli organi sessuali che non fuoriesce dal corpo, non viene sfogata attraverso dei rapporti, delle relazioni sessuali, nello stesso tempo non viene neanche recuperata e canalizzata all'interno del corpo. Se noi vogliamo intraprendere questo percorso di canalizzazione dell'energia sessuale, dobbiamo prima di tutto familiarizzare con delle nozioni di anatomia energetica del corpo. In molte culture antiche noi abbiamo la raffigurazione di canali energetici all'interno del corpo. Molto spesso questi canali affiancano o corrispondono a, per esempio, il sistema circolatorio oppure al sistema nervoso. Molto spesso il sistema nervoso è il veicolo principale della forza vitale. Nella cultura taoista il principale canale utile a muovere, spostare l'energia all'interno del corpo viene chiamato orbita microcosmica. Questo canale comincia a inizio e fine qualche centimetro sotto l'ombelico, in un punto che viene chiamato Tantien. Questo punto è la centralina energetica del corpo e corrisponde più o meno alla zona centrale.
In questo punto noi possiamo immagazzinare l'energia e è da qui che parte l'energia, che l'energia viene ridistribuita nel corpo per la guarigione oppure per qualsiasi finalità per cui sia necessaria una quota aggiuntiva di energia. Noi possiamo attingere a questa centralina energetica e nello stesso tempo possiamo nutrirla, fare in modo che questa riserva di energia non si esaurisca velocemente, arricchendola di un'energia nuova che ci aiuti per esempio a prolungare la nostra vita e sicuramente a migliorarne la qualità, favorendo uno stato di salute continuo e duraturo nel tempo. L'orbita microcosmica parte dal Tantien e poi scende nel corpo raggiungendo gli organi sessuali, raggiungendo il perineo e poi da qui risalendo l'osso sacro, la colonna vertebrale fino ad arrivare al collo e al capo e dal capo scende giù nel palato, attraverso la lingua raggiunge la gola, raggiunge poi il plesso cardiaco, il plesso solare per ritornare al punto originario, al punto iniziale del Tantien. Noi ci serviremo di questo circuito energetico per trasportare al suo interno l'energia sessuale. Questa pratica ha inizio con una fase di automassaggio, così come l'abbiamo potuta osservare nella puntata precedente. Dopo aver praticato in maniera approfondita l'automassaggio, dopo aver rilassato il nostro corpo praticando il sorriso interno, troveremo la posizione più adatta per portare avanti questa pratica e la posizione sarà appunto consisterà nella colonna vertebrale dritta, le vertebre allineate. Assumiamo una posizione dritta, drizziamo soprattutto la colonna vertebrale, rilassiamo i muscoli, cerchiamo di non tendere il collo, portiamo le mani, le congiungiamo insieme e le donne avranno la sinistra sotto e la destra sopra, gli uomini viceversa, la destra sotto e la sinistra sopra. Centriamo la consapevolezza all'interno del nostro corpo, chiudiamo gli occhi, immaginiamo che gli occhi possano sprofondare all'interno del corpo per raggiungere gli organi sessuali. Le donne si concentreranno sulle ovaie. Come abbiamo detto, possiamo utilizzare la tecnica del triangolo rovesciato e sotto i mignoli, che saranno leggermente allontanati dalle altre dita, troviamo le ovaie. Gli uomini invece si concentreranno sui testicoli. Porteremo la nostra consapevolezza nelle ghiandole sessuali. Cercheremo di sentire, allontanando tutte le interferenze del mondo esterno, lo stato, la condizione degli organi sessuali. Sentiremo se c'è una parte più dolorosa delle altre, o più fredda o più calda. Ci faremo aiutare dalle mani per raccogliere le sensazioni di ciò che avviene all'interno del corpo. Se abbiamo appunto queste sensazioni forti di freddo, di caldo, facciamo attenzione, hanno tutte un significato. Si tratta di energia, non è la nostra immaginazione. Prendiamo un contatto reale, profondo con il nostro corpo, caliamoci all'interno di questo e impariamo a comprendere che questo non ci mente. Tutte le sensazioni che provengono dal corpo sono espressioni di qualcosa che avviene al suo interno. Concentriamoci e cominciamo a sentire l'energia all'interno delle ghiandole sessuali. Sentiamo questa forza, questo calore, questo freddo, oppure possiamo non avere alcuna sensazione all'inizio, è una cosa che può succedere. Lasciamoci guidare dalle nostre sensazioni e guidiamo questa energia dalle ovaie fino all'utero. Spingiamola, cerchiamo di utilizzare anche la respirazione,
Inspiriamo, raccogliamo l'energia dalle ovaie, espiriamo e la portiamo all'utero. Gli uomini faranno la stessa cosa con i testicoli, raccoglieranno l'energia inspirando all'interno dei testicoli e espirando la spingeranno verso il perineo, quindi verso quella piccola fascia di pelle che si trova tra i testicoli e l'ano. Continuiamo a spingere l'energia, le donne cominceranno a fare delle piccole contrazioni con i muscoli della vagina, piccole tanto da assomigliare al movimento dei petali di fiori. Gli uomini faranno delle contrazioni con i muscoli anali e utilizzeremo queste contrazioni per attirare l'energia sessuale verso il basso. Le donne la attirano verso la vagina e la trasportano al perineo. Gli uomini la conducono al perineo e qui il percorso degli uomini e delle donne si unisce. In questo punto cerchiamo di mantenere il contatto con la sensazione dell'energia, che può essere una sensazione di freddo o di calore, oppure all'inizio, come dicevo, un'assenza di sensazioni. In questo caso noi impariamo a utilizzare la mente per guidare l'energia e quindi ci serviamo di questo strumento e non perdiamo il contatto mentale in questo percorso che stiamo facendo. E spingiamo l'energia dal perineo fino all'osso sacro, fino al coccige. E mentre facciamo questa cosa, faremo una contrazione dei muscoli anali. Una volta che l'energia raggiunge il livello del coccige, cominciamo a stimolare con un massaggio profondo. Immaginiamo che quest'osso diventi spugnoso, penetrabile all'energia. Immaginiamo che diventi sempre meno duro. Una volta che abbiamo reso permeabile all'energia quest'osso, cominciamo a spingere l'energia, la forza, all'interno di questo, facendolo arrivare alla colonna vertebrale. Questa operazione può essere difficile e a volte ci vuole del tempo prima di riuscire a superare con l'energia sessuale l'osso sacro. Una volta che l'energia raggiunge il livello della colonna vertebrale, continuiamo a farla salire. Immaginiamo di avere un mulino che ci permette di estrarre l'energia dalle parti profonde di noi stessi. Immaginiamo che ci sia una ruota che permetta il movimento verso l'alto di questa energia. La facciamo salire fino al livello della testa. Una volta che arriviamo ad avere la percezione di questa forza, sarà facile riconoscere il suo passaggio all'interno della colonna vertebrale. Arriviamo al livello della testa e facciamo circolare questa energia all'interno della testa, permettiamoli di avere un movimento a spirale, prima in una direzione e poi nella direzione opposta. Portiamo la lingua al palato, cominciamo a muoverla, muoviamo la lingua sopra il palato e lasciamola aderire al palato. Cominciamo a immaginare questa forza scendere giù attraverso lo spazio tra le sopracciglia, penetrare all'interno del palato, scendere giù attraverso la lingua e raggiungere la gola. Possiamo avere una sensazione di pienezza in questa parte del corpo, oppure possiamo non avere sensazione all'inizio, ma continuiamo questo percorso all'interno di noi. Facciamo scendere l'energia all'interno del plesso cardiaco, lasciamo che si espanda, che nutra il cuore e continuiamo a spingerla verso il basso, il plesso solare, nutriamo tutti i nervi del corpo con questa forza e poi la raccogliamo all'interno del tantien.
qualche centimetro sotto l'ombelico. Portiamo qui le mani, in questo punto. Facciamo in modo che l'energia si raccolga in questa parte del corpo e rimanga immagazzinata qua, e rimanga immagazzinata qua, in questo punto, per favorire l'accrescimento generale della nostra energia. Possiamo fare dei movimenti circolari, massaggiare con dei movimenti circolari il Tantien, questa zona sotto l'ombelico, immaginare che questa energia venga compattata e venga racchiusa in uno scrigno del tesoro, come se avessimo uno scrigno pronto a immagazzinare questa energia preziosissima per il corpo. Restiamo qualche istante, sentiamo l'effetto della pratica, ritorniamo agli organi sessuali, spingiamo di nuovo verso l'alto l'energia, dagli organi sessuali al perineo, dal perineo all'osso sacro, su per la colonna vertebrale fino a raggiungere la testa, per poi scendere attraverso il palato, la lingua, il plesso cardiaco, il plesso solare e il tantien. Restiamo a sentire l'effetto di questa pratica nel corpo, ascoltiamo il nostro corpo e impariamo a riconoscere questa energia nel tempo. E poi, lentamente, torniamo alla realtà esterna. Una volta che abbiamo imparato a familiarizzare e a riconoscere la nostra energia sessuale, possiamo mettere in atto una pratica più veloce e più forte per poter recuperare e canalizzare l'energia sessuale. Questa tecnica è anche più rapida e a volte ci permette di praticare anche quando abbiamo poco tempo. Portiamo la nostra attenzione agli organi sessuali, pratichiamo un po' di automassaggio e poi cominciamo a inspirare immaginando di trascinare la forza dagli organi sessuali fino al perineo. Una volta arrivati al perineo, la facciamo risalire dalla colonna vertebrale e poi la trasciniamo in alto con le mani. Una volta arrivati qua, tratteniamo il respiro per 5 volte, facciamo un cerchio sopra la testa con le mani e poi facciamo un'inspirazione veloce. Portiamo le mani al Tantien e lasciamo che l'energia circoli all'interno del corpo e si accumuli in questo punto. Pratichiamo questo esercizio un quarto d'ora al giorno. Facciamolo precedere da una fase di automassaggio per risvegliare l'energia all'interno degli organi sessuali e impariamo a riconoscere le sensazioni dell'energia all'interno del nostro corpo. Piano piano le condizioni del nostro organismo cambieranno. A volte le malattie croniche nel tempo tenderanno a scomparire. E non solo, ma ci sentiremo più forti e anche più belli. Questa pratica ha un alto valore per l'umanità. Si dice che un tempo tutti gli esseri umani fossero a conoscenza di come gestire la propria energia sessuale. Si tratta, ad opinione degli antichissimi maestri taoisti, di una forma di contraccezione molto efficace. Io non posso garantirvi gli effetti contraccettivi di questa pratica, ma ci sono medici nel mondo che stanno sperimentando questa tecnica così come un tempo sperimentavano altri contraccettivi. E un giorno forse scopriremo che le cose sono molto più semplici di quanto in precedenza abbiamo pensato. Nella cultura taoista, per esempio, era noto che un tempo, quando gli uomini si scontravano corpo a corpo, quando le armi a fuoco non erano ancora conosciute, chi praticava
questa tecnica di canalizzazione dell'energia sessuale acquistava una potenza fisica maggiore rispetto alle altre persone e una prontezza di riflessi, una capacità di pensiero più sviluppata rispetto agli altri. È per questo che queste pratiche sono rimaste segrete per moltissimo tempo. Infatti erano pratiche che rendevano gli uomini e le donne più potenti, più resistenti, e quindi sono state racchiuse, diciamo, nelle élite imperiali della Cina antica per millenni. Oggi abbiamo la fortuna di poter accedere a questa conoscenza. Queste tecniche sono semplici, ma possono rivoluzionare la condizione del nostro corpo. Grazie per essere stati qui con me ancora e vi aspetto alla prossima puntata.